Buonasera a tutti, benvenuti. Dovreste vedere il monitor e anche Paolo. Ok, la chat è qui. Perfetto, possiamo iniziare. Mi raccomando, prendete sempre nota del disclaimer e delle avvertenze sul rischio, in quanto i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 65% dei conti dei clienti al dettaglio di Tikmil Euro per LTD perde denaro facendo trading con i CFD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questa sera, quinto e ultimo appuntamento insieme a Paolo Serafini, che saluto. Ciao Paolo. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, come sapete, appunto, questo è il quinto appuntamento e quindi prima di entrare nel vivo del webinar, c'è la presentazione del broker che rappresento, che è Tikmil Europe. Datemi solo un ok se vedete le slide. Non vorrei aver condiviso un monitor sbagliato. Si vede Paolo, tu riesci a vedere? Vedo benissimo, sì, tutto perfetto. Perfetto, ok. Ok, quindi Tikmil Europe, un broker non dirinvesti, il che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, regolamentato SAISEC, perché i webinar in questo caso possiamo promuoverli solo attraverso la regolamentazione europea, quindi sotto ESMA. E appunto la SAISEC con registrazione presso la Consob, che dà la garanzia di fondi segregati e separati dalla società assicurati fino a 20.000 euro. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,2 secondi, grazie a oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono commissioni sugli indici. Sono disponibili anche i microlotti sugli indici americani insieme a quelli del DAX. Poi non avrete mai un requote con Tikmil e potete utilizzare tutte le strategie che ritenete opportune come scalping, arbitraggio, eccetera. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è diciamo uno screen che ho preso dal sito della Consob nelle società di imprese di investimento senza succursale. Non è facilissimo trovare le varie società perché ne sono tantissime, però appunto se cercate con il nome Tikmil vi troverete questo screen con il numero di iscrizione all'elenco che è 4310. La tipologia dei conti sul lato CFD, abbiamo due conti di punto che è il conto Pro e il conto VIP, che sono quelli più utilizzati perché hanno gli spread da zero con commissioni molto basse. Poi c'è il conto classico che non ha commissioni, però gli spread partono da 1,6, sono un po' più alti rispetto a quelli appunto al conto Pro e al conto VIP. Inoltre abbiamo anche la sezione dedicata ai conti futures con la CQG, che è la piattaforma proprietaria di Tikmil, quindi con un deposito minimo di 1.000 dollari. Poi trovate un po' tutte le varie caratteristiche andando direttamente sul sito. Se invece avete già una vostra piattaforma, magari una licenza annuale, come ad esempio con Multichart o Sierra Chart o anche Bookmap, potete eventualmente lavorare con il nostro data feed e quindi attraverso connessioni API. Oltre a queste piattaforme che ho già citato, c'è anche TradingView, su cui ho fatto anche un webinar recentemente per far vedere come negoziare attraverso la TradingView con i futures, quindi non solo prodotti CFD attraverso la MetaTrader 4 e la MetaTrader 5. Ritornando sul discorso CFD, potete confrontare in qualsiasi momento da siti esterni come MyFXBook l'offerta, spread e commissioni. E noterete come per la maggior parte del tempo Tikmil abbia gli spread e le commissioni più basse rispetto ad altri competitor. E chiudo la presentazione del broker con questa tabella che vi dà un po' il colpo d'occhio sulle commissioni applicate sul conto Pro e VIP su un lotto di euro-dollaro. Parliamo di commissioni molto basse, infatti sul conto Pro sono 4 euro in apertura e chiusura, addirittura 2 euro con il conto VIP. Quindi rispetto alla media di altri broker che ho visto più o meno applicare un 6 euro run turn, parliamo di un risparmio di oltre il 30% con il conto Pro e oltre il 60% con il conto VIP. Allora, io ho terminato la mia presentazione. Paolo, ti passo il monitor perché devo interrompere la condivisione, quindi puoi condividere
il monitor. Allora, come dicevo, questo è il quinto appuntamento. Abbiamo parlato nei precedenti e vi ricordo che sono sempre disponibili sul canale le registrazioni di TICMIR sul canale YouTube. C'è una playlist Italia, li troverete anche i quattro webinar che abbiamo fatto insieme a Paolo, dove abbiamo trattato diversi argomenti, quindi non abbiamo parlato solo del rischio, della gestione del rischio, che questa sera avrà diciamo, un argomento importante con la gestione degli stop loss, ma abbiamo anche delineato aspetti tecnici, abbiamo visto anche dei pattern molto famosi e degli oscillatori, soprattutto l'ultimo era improntato, se non sbaglio, sul CSI. Quindi vi invito a rivedere quei webinar dalle registrazioni. Questa sera poi invece appunto tratteremo un altro argomento che Paolo ci introdurrà sulla volatilità. Ciao Paolo, ti risaluto di Ciao nuovo e ti lascio la Giuseppe. parola. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti quanti. Se c'è qualche domanda, Giuseppe, fermami che cercherò di rispondere a eventuali dubbi, qualche Assolutamente. chiedere a chi ci sta seguendo in questo momento qui. Andiamo velocemente sull'S&P 500. Allora parleremo di volatilità dei mercati e anche del discorso quanto riguarda la size, gli stop, quindi faremo un'analisi generale e quali sono i livelli importanti da tenere in considerazione quando si sta facendo trading e le cose da monitorare in modo tale da non trovarci un attimino impreparati, perché abbiamo visto parecchie cose interessanti qui webinar, quindi vi invito anch'io a riguardare qualche webinar magari che vi siete perso, specialmente una delle ultime volte abbiamo parlato appunto del CCI, un indicatore che commodity channel index che è tarato proprio sulla volatilità e sulle divergenze, quindi abbiamo parlato anche un pochino di divergenze e volatilità. In questo momento qui siamo su un grafico orario e quindi la cosa da tenere in considerazione, adesso andiamo a vedere nel tecnico proprio, sia la volatilità tra titoli e titoli, strumenti finanziari, tra indici azionari, tra le valute e tra anche le commodities. E quindi cercare di capire come tradare questi strumenti, la cosa che mi raccomando solitamente prima di iniziare il webinar, che è solo a livello didattico, e in più cercare di concentrarsi su meno strumenti possibili. Perché quando sto facendo trading, insegno ai ragazzi, oggi abbiamo un ragazzo in sala che ha lavorato molto bene sui futures, il ragazzo sta avendo veramente dei forti risultati e lavora principalmente solo sull'SP 500. Lui fa solo SP 500, vi dico, ha fatto 6 operazioni oggi, ha guadagnato quasi 2000 dollari, quindi pensate voi la bontà delle operazioni che fa. Vi faccio vedere qualche operazione che aveva fatto lui e come magari ha cercato di prendere dei movimenti importanti, e anche qui dipende anche da che time frame tradiamo. Se tradiamo su time frame molto bassi, concentriamo il nostro stop molto ristretto; se abbiamo time frame molto alti, abbiamo stop leggermente più larghi. E lui adopera di vari tipi di time frame, quindi adopera sia 2 minuti che il 60 minuti e il 4 ore. Su 60 minuti, il 4 ore, cerca di portare il suo trade per cercare di prendere più movimento possibile. Quindi cerca di fare delle operazioni e di cercare di prendere più trend possibile dall'operazione che ha aperto. Uno degli impatti grafici, quindi mi raccomando, abbiamo parlato di tante cose nelle altre webinar, e la cosa importante, oltre che avere uno o due strumenti finanziari da tenere sotto controllo, perché ogni strumento ha la sua caratteristica e la sua volatilità, dobbiamo cercare anche di avere magari una strategia operativa o massimo due. Se ne abbiamo 7-8, rischiamo di fare solo confusione. Lui addirittura adopera solo una strategia operativa, che non posso svelarla qui questa sera, però vi dirò qualcosina su qualche recupero del minimo, del massimo, quindi qualcosina vi dirò, e dirò un attimino lui come cerca di gestire le sue operazioni, come magari ho insegnato io, come avete trovato magari per chi ci ha seguito dall'inizio su questo percorso di questi 5 webinar che ho fatto con TICMIL, e ringrazio TICMIL di avermi invitato, e in particolare Giuseppe Ciricola della fiducia che mi ha dato nell'invitarmi. Allora, andiamo a vedere velocemente, guardate, solitamente sapete benissimo, chi mi ha seguito nel corso dei webinar sa benissimo che io su delle forti accelerazioni, insomma, cerco di andare a vedere se la candela di accelerazione, ma le due o tre candele di accelerazione chiudono a ridosso dei minimi. Quindi questa, vediamo una candela che mi chiude su questa zona qui, questa candela mi chiude a ridosso di quest'area qui, questa candela chiude qui in alto.
L'unica candela che mi chiude al ridosso dei minimi è questa candela qui. Quindi su questa candela qui, che mi chiude su un grafico orario a ridosso dei minimi, quindi sempre su un H1, quindi vediamo che mi chiude a ridosso dei minimi. Quindi se la candela chiude a ridosso dei minimi, è chiaro che io sono concentrato sulla candela successiva. Quindi vado a visualizzare se la candela successiva mi va a rompere il minimo della candela precedente, dopo un trend ribassista. Vado a vedere se in questo caso magari il mercato riesce a invertire e casomai cerco di prendere piccolo profitto con qualche piccolo lotto nella prima accelerazione, quindi il primo recupero, e dopo vado a vedere se magari il mercato riesce a recuperare. Vediamo sul grafico orario, a parte il mercato è veramente molto debole questa sera, quindi la vedo un attimino dura se magari il mercato riesce a recuperare. Però dobbiamo vedere questo recupero qui, io senz'altro l'avrei fatto perché avevo, come vedete, lo stop molto stretto con il target, vedete, la chiusura è a ridosso del minimo, questa barra chiude e apre a ridosso sempre del minimo della barra precedente, io aspetto che mi rompa il minimo e recupero questo minimo qui. Quindi qui avviene la mia entrata. Come vedete, questo è il mio rischio, col primo target che vado a chiudere la mia operazione subito, quando mi fa magari 5-6 tick di guadagno, dopo l'altro contratto lo lascio in pari, adesso magari in questo piccolo pullback a ribasso sta facendo, magari mi va a beccare l'altro punto a ribasso. Però se il mercato inizia ad invertire e mi arrivo in questa zona qui di 4.366, ricordiamoci siamo tra 4.350, in questo caso non è ancora venuta proprio a ridosso del minimo del barra precedente dove l'avrei comprata io, e se mi arrivo a 4.366 sarebbe il primo target, il secondo l'abbiamo a ridosso di 4.000 sul massimo di questa candela qui, il terzo ce l'ho qui, il quarto ce l'ho a ricopertura di questa barra qui. È chiaro che io voglio che siano delle barre abbastanza lineari, abbastanza dritte, così, non che siano barre che si fermano, si insiscono un attimo e poi ripartono, insiscono un attimo e riparte di nuovo, perché se sono barre tipo queste, alla fine non ho sbilanciamenti di prezzo, sono barre compatte, quindi qui abbiamo tutto di volumi e qui altre zone di volume, quindi non ho niente da ribilanciare. Invece questa zona di ribasso importante, io ho già questa zona qui che è venuta giù velocemente, quindi questa è la prima zona di possibile ribilanciamento dei prezzi. Andiamo a vedere adesso che manca ancora 45 minuti, una mezz'oretta dalla chiusura del webinar che termineremo circa alle 19.45. Quindi la cosa importante è cercare di prendere movimento, perché se noi dal mercato non riusciamo a prendere dei movimenti, faremo fatica a guadagnare soldi. Quindi primo target, prendiamo pochi tick, secondo target dobbiamo prendere dei bei movimenti. Solitamente io sul primo impulso a rialzo, inversione, cerco di prendere magari 6-7 tick, quindi concludo il 60-70% della quantità che ho in essere. Se ho delle azioni, ho 1000 azioni, facciamo finta, ne chiudo 6-700 primo impulso e 300 le lascio per fare un movimento. È chiaro che questo è quello che solitamente faccio io, ho fatto un esempio di 1000 azioni. Se io ho magari un lotto dell'S&P 500, è chiaro che chiudo magari 0,6-0,7 il primo impulso, i primi 6-7 tick, solitamente lascio 6 tick, e dopo il secondo vado a vedere magari di gestirlo in maniera dinamica, casomai su questa zona qui chiudo l'altro 50%, dopo è chiaro che cerco di tirarlo il più possibile in questa zona qui o questa, il secondo target, mettendolo sempre in protezione, cercando di avere la protezione sul trade che sto facendo in questo momento qui. Al momento avete visto che l'unica barra che ha chiuso a ridosso aperto a ridosso di minimi è questa. Sulla discesa l'unica barra sarebbe stata questa che aveva fatto l'ingresso. Andiamo a vedere stamattina l'operazione che ha fatto il ragazzo, perché come vedete il mercato a un certo punto mi aveva rotto i massimi la seduta di ieri, quindi la seduta di ieri mi ha rotto i massimi. Chiude la barra, vedete, tenta di andare a rompere i massimi precedenti, mi fa una barra, uno spike a rialzo, apre a ridosso del massimo, fa un piccolo pullback a rialzo e mi recupera questo livello. Quindi anche questo è un livello, perché questa barra qui non mi ha confermato la rottura e anzi l'ha recuperata velocemente, quindi anche qui era un'entrata a ritentare qualche short la seduta di ieri. Questa invece è diversa, perché vedete che questa chiude a ridosso del massimo, non mi ha fatto un piccolo baffetto a rialzo per dopo recuperarlo. Anche questa sarebbe stata una bella entrata, purtroppo questa barra, questo trade qui l'avrei senz'altro perso, quindi avrei perso quel trade lì sul recupero del minimo della barra precedente. Quindi come vedete, venendo giù il mercato, l'unica entrata ce l'avevo in questa zona qui, perché è l'unica barra che mi chiude ridosso del minimo della barra precedente. Stiamo parlando di un grafico in H1, quindi su grafico orario. Dopo di queste cose qui, è chiaro che
non tengo solitamente solo un grafico orario, tengo un grafico orario, mi si può presentare questa occasione su un grafico a 4 ore che è ancora più importante sull'H4, oppure potrebbe presentarsi l'H4, purtroppo chiude alle 20, quindi non possiamo avere l'H4 in questo momento qui. Quindi noi cerchiamo di avere, ma possiamo avere un pattern grafico su 60 minuti o sull'H4. È chiaro che io lavoro anche, in special modo, anche su 2 minuti. Su 2 minuti è chiaro che riesco a controllare meglio il nostro plus, però lavorare sul ribasso e recuperare il minimo della barra precedente su barre consecutive, rischio di fare tante operazioni. Quindi questo, io non faccio recuperi di minimi barre precedenti su 2 minuti, lo faccio solo su time frame alti. Dopodiché, dopo averlo fatto su time frame abbastanza alti, è chiaro che se ho lo stop largo non lo faccio. Avete capito che avendo lo stop, io faccio fatica a avere un'operatività con stop larghi, proprio è contro il mio modo di pensare, contro la mia il mio trading di tutti i giorni. Io non riesco ad avere stop larghi, però se qualcuno di voi riesce a lavorare bene lo stesso avendo degli stop larghi, che continui pure così, continui con questo stop larghi. L'importante è guadagnare in borsa, non è tanto una questione di stop. È chiaro che bisogna avere una strategia e non adottare, ma ricambiarla continuamente tutti i giorni, perché se noi cambiamo strategia tutti i giorni, alla fine rischiamo veramente di farci tanto, ma tanto male, e non riusciamo a fare questo come lavoro, come attività principale. E, ritornando sul discorso dell'SP500, perché vi ho mostrato l'SP500? Perché è uno degli strumenti finanziari da me preferiti anche da parte di questo ragazzo, perché lui solitamente adotta degli stop che variano dai 6-7 tick. Vuol dire che facciamo un esempio di 0,25, non guardate l'ultimo decimale, due decimali che va da 0,02, 0,010, 12, 15, magari decimali un pochino diversi rispetto a... Calcoliamo da un decimale, calcoliamo da 0,25 in poi, come il tick normale del future. Quindi il tick normale del future vuol dire che se mi fa 4 tick da 0,25, passa da 4.353 a 4.354, considero 4 tick. 6 tick vuol dire che passa da 53 a 54,5, oppure da 53 a 53 a 51,5, ok? 53 a 51,5 sarebbe il mio stop. Se io sono entrato in quest'area qui, tanto per fare un esempio, quello che adopero io, però dovete cercare di trarvi voi lo standard. Quindi l'entrata era 4.000, vedete che è matto minimo 4.347,25, quindi la mia entrata sarebbe stata 4.347,50. Lo stop sotto i 4.345,50. Siccome che adopero lo stop di 6 tick, se sono entrato a 47,50, il mio stop sarebbe stato a 46. In questo caso anche il minimo del giorno, che è 45,25, l'avrei messo a 45 lo stop. Dopo, alle volte lo largo leggermente perché vedo che è proprio ridosso al minimo, quindi lo lascio sotto il minimo assoluto. Però una volta che mi fa 6-7 tick di rialzo, chiudo subito la mia operazione e cerco di portare il mio trade alla pari, quindi vado a togliere, come dico solitamente, l'emozione dal mercato. Vuol dire che se mi va a beccare lo stop non ho più problemi, quindi chiudo l'operazione alla pari, non perdo più soldi, sono a posto. Quindi mi raccomando, cercate di capire che stiamo lavorando su uno strumento finanziario che non ha grandissima volatilità rispetto a Mario Nasdaq o rispetto al Dow Jones, che è leggermente... Allora, in ordine di volatilità abbiamo l'SP, che è abbastanza compatto come movimenti, riusciamo a controllare bene lo stop. Il Nasdaq, che dobbiamo avere circa dei 10-12 tick di stop. Per quanto riguarda il Dow Jones, abbiamo 8-9 tick di stop. Quindi tarare ogni strumento in base alla volatilità, e dobbiamo tarare anche lo stop. Quindi cercate di fare sempre gli stessi strumenti finanziari e riuscite a capire un attimino il loro movimento. L'SP500 riusciamo a controllare bene lo stop, perché non ha grossa volatilità. Se facciamo la stessa, se io facevo la stessa operazione, quale del recupero del minimo, me lo faceva 5-6 volte il Nasdaq, me lo faceva 2-3 volte il Dow Jones. Capite che io vado a fare quel recupero lì, alla fine rischio di andare in stop continuamente. Adesso vedremo se il mercato mai va su, perché questo che ha cambiato un attimino di trend è andato anche sopra i volumi dell'ultima mezz'ora, quindi bene o male vedete che io l'ho visto tramite l'uso dei volumi, vedete che i volumi più importanti sono stati in questa zona qui. Quindi vediamo se riesce a confermare questo
questo rialzo, perché abbiamo delle altre zone in questa zona qui di volumi interessanti, quindi vediamo se riesce a tornare in quella zona lì. Però quella lì è stata la zona dove ha accumulato parecchio e per cui valeva la pena tenere l'operazione aperta. È chiaro che se io mi metto qui a fare operazioni di recupero del minimo sulle barre consecutive, rischio di fare tutta una serie di operazioni che alla fine vado stop continuamente, quindi non vale la pena di fare i recuperi su barre a 5 o 2 minuti o anche a 15 minuti. Lo faccio solo su un grafico a 60 minuti. Io solitamente questo parte grafico lo insegno durante i miei corsi, si chiama l'ante stop, che sarebbe la caccia di stop, quindi caccia su barre consecutivi. Il big ante stop, la grande caccia di stop, sul recupero di più candele, quindi recupero di più candele. Dopo lì ci sono tutte delle variabili importanti, però recupero su più candele. Adesso magari il mercato mi smentirà, però a mio avviso dovrebbe arrivare sul livello di prezzo dove avevamo detto, quindi di 4.365-66 il mercato dovrebbe arrivare. Adesso magari mi smentisse, crolla giù il mercato, però a mio avviso io tengo l'operazione aperta, se l'avessi in portafoglio la terrei in portafoglio fino a 4.366 e da lì 65-66 riuscirei, liquiderei qualcosina. Siamo a 4.358, eravamo arrivati, la nostra entrata era 4.347, come vedete abbiamo circa 10 punti di SP500. Se parliamo di lotti, adesso non so cosa quoti il lotto ogni punto, mi sembra che sia, aiutami te Giuseppe, casomai se sai. Allora sì, ci sono anche i micro lotti, quindi partiamo da un centesimo al punto se parliamo di 0,01 di size, fino a un euro al punto sul lotto. Un euro al punto sul lotto, quindi da 76-77 dei due decimali. 58-59 esatto. Sono 10 dollari, 10 euro, 10 dollari, insomma, oppure? No, sul lotto sono da 58 a 68 sono 10 dollari in questo caso. Vabbè, 10 dollari non è che siano tanto, insomma. 58-68, 10 dollari, quindi possiamo anche lavorarlo con più lotti, possiamo lavorarlo anche avendo ogni punto abbiamo un dollaro, possiamo lavorarlo anche con una decina di 5-6 lotti, insomma, come minimo, avere almeno, dopo dipende. Sì, molto gestibile appunto con i micro lotti, si può gestire la size come insegni tu, quindi, nel migliore dei modi, quindi provare queste tecniche. Con due punti, tre lotti, avevamo 6 dollari di stop, eravamo già in guadagno di avere i primi due, li vendevamo i primi 6 T, quindi guadagnavamo 12 euro con lo stop che era cos'era di 6 dollari e avevamo già preso 12 dollari. E adesso andiamo a vedere se arriva fino a 4.365-66 che è il livello di target, perché qui alla fine ho visto qui i volumi che un attimino confermato, quindi si poteva prendere un bel movimento. Peccato perché siamo andati in diretta, che avevo detto anche a Giuseppe, c'è veramente una bella entrata sull'SP500 che me la sono persa, che stavo sistemando un attimo la piattaforma. Però c'era veramente una bella entrata su questi livelli qui e me l'ha fatta vedere proprio sul grafico a 60 minuti. Quindi capite che avete la possibilità con CFD di calibrare bene la size, perché se facciamo sul future del mini SP abbiamo 25 dollari, 50 dollari appunto, quindi abbiamo 12 dollari e 25 a tick, che è di 0,25. Se facciamo il micro abbiamo un dollaro e 25 di un decimo di quello che è, ma possiamo farlo benissimo anche qui. Usando una size abbastanza ridotta, cioè veramente si può lavorare molto bene per chi magari non ha capitali importanti. Dopo alla fine, se riuscite a lavorare bene, avete capito che con Tick 1000 potete anche andare a lavorare anche in future, che ha fatto vedere veramente delle belle piattaforme, che la maggior parte dei miei allievi adopera quelle piattaforme lì. Beh, intanto vediamo che il mercato sta andando su 4.362,25, quindi si sta dando ragione dall'operazione, della montata dell'operazione, quindi siamo arrivati molto vicini al livello di possibile target che abbiamo individuato precedentemente, quindi 63,50, 64, 65, il livello che ci eravamo dati, eccolo là, 64,50, quindi il primo livello, il secondo livello l'avevamo raggiunto, quindi lì potevamo chiudere magari una parte della size, ma arrivavamo un lotto, l'ultimo lotto, e lì magari vendevamo uno 0,20, 0,30 e ci mettevamo in protezione la nostra operazione. Quindi attenzione alla volatilità degli strumenti, perché ogni strumento ha la sua volatilità. Ecco lì, è andato a 65-66 quasi, mi sembrava. Quindi abbiamo visto che alla fine il target è 66,05, quindi il target l'avrebbe raggiunto. Vabbè,
Comunque, l'altra zona, perché abbiamo visto che è molto scarico questa zona, l'altra zona la troviamo qui sopra, quindi la troviamo a 4.375, l'altra la troviamo a 4.394. Quindi siamo arrivati giusti per far vedere proprio che c'era veramente una bella operazione proprio a livello didattico. L'altro strumento che ha tantissima volatilità, che alla fine ha fatto anche lui un po' l'operazione, il recupero di questo minimo qui, però vi dico la verità, Mario, qui molto probabilmente potrebbe scattare qualche stop perché è più volatile il Nasdaq. E tenete presente anche voi che magari volete fare il Nasdaq, che vi fa, è vero che ha dei bei movimenti e vi potrebbe far guadagnare veramente bene, però la volatilità di uno strumento potrebbe non essere indicata al vostro modo di ragionare, al vostro modo di lavorare. Se io sono abbastanza lento a cliccare, sono abbastanza lento a capire le cose, è una mia caratteristica, dovete capire le vostre caratteristiche, è chiaro che è meglio che mi serga uno strumento lento. Quando diventerò bravo, sarò più veloce a ragionare, avrò guadagnato un po' di soldi. Guardate, quando guadagniamo i soldi siamo tutti più veloci dopo a ragionare, ci impratichiamo un attimino di più, riusciamo ad avere più skill sul mercato, quindi riusciamo ad avere più confidenza e fare le cose fatte in maniera più veloce. È chiaro che la velocità a volte non va bene, però se noi sappiamo esattamente come comportarci sul mercato, è chiaro che viene giù l'SP500, io so esattamente, so subito che in questa zona qui sono già pronto a cliccare, perché so già che se ho delle barre abbastanza pronunciate, dove non c'è stato arresto di prezzo, è venuto giù in trend a ribasso e mi chiude le ossa ai minimi, io so che questo minimo qui diventa il mio minimo interessante su un grafico a 60 minuti. Quindi so già, quando la barra apre, ancora prima che la barra apra qui, io spero che la barra a 60 minuti mi chiuda a ridosso dei minimi. Perché sono già lì col mouse pronto a cliccare nel caso in cui mi rompa il minimo e dico ok, vediamo un attimo, spero che non vada giù tanto, perché se mi va giù tanto non posso fare più recupero di questo minimo perché lo stop largo. Però se mi va giù di poco, me lo recupera, perché non tentare un'operazione long avendo lo stop abbastanza stretto? Il rischio rendimento, avete visto, il cerco di prendere movimento, il cerco di fare sui future, sui CFD degli indici, sulle materie prime, sulle commodities, sulle valute. Cioè, se non prendiamo movimenti, è inutile aprire operazioni. Non stiamo parlando di azioni che si muovono in maniera lenta, dobbiamo cercare di estendere un attimino di più, possiamo fare qualche scappata per vari simoni range, ma su questi derivati, sull'indice della borsa, dobbiamo cercare di prendere dei movimenti, dobbiamo fare delle operazioni. Lasciamo ancora il guadagno, ma se non lasciamo ancora il guadagno rischiamo di perdere tanto. Andare a mettere dopo il take profit molto ravvicinato alla nostra entrata, rischiamo di prenderlo subito. Quindi lasciamolo lì, abbiamo preso il primo target, lasciamo che il movimento si sfoghi e riesca a arrivare fino a dove era quello che pensavamo. Dopo magari il mercato si ferma qui un attimo, rimane lì un'ora, due. Pazienza, vedremo un attimo. L'importante è che abbiamo tolto l'emozione al mercato, lasciamo il nostro trade in quella zona lì e amen, se ci va a beccare lo stop, stop profit, amen, non conta niente. Io di ragazzi che fanno così, addirittura tante volte non rimangono neanche davanti al PC, vanno in cucina, fanno un giro, tornano dopo 20 minuti, mezz'ora, vi dicono tanto, oh, già l'ordine in macchina, se mi becca lo stop, amen, se mi va su posso trovarmi veramente una bella sorpresa, potrei guadagnare veramente bene dal mercato, quindi potrei veramente fare delle belle di bei gain. Quindi ecco, questo è il concetto principale che dobbiamo cercare di tenere conto quando facciamo trading, e non cercare di fare trading o di pancia, di avere una strategia di pancia, oppure voler fare trading su strumenti finanziari che non corrispondono alle nostre caratteristiche. Ma io quando facevo trading all'inizio non è che sia diventato subito bravo, cioè, magari fosse stato così. Ci ho messo 6-7 mesi e in 6-7 mesi ho perso un pochino di soldi, per fortuna non ho perso tanto, insomma, chi magari ha letto qualche mio libro o il manuale 3 idiota, oppure il primo libro The Scalper, oppure l'ultimo che ho fatto, l'ombra del Maniforti, sa benissimo la mia storia, che io all'inizio avevo perso dei soldi e per fortuna tutto il capitale che avevo messo a disposizione per fare trading ne ho operato solo una parte. Perché se ne avessi operato tanto, alla fine di quei 2-3 mila euro che avevo perso, avrei perso 18-20 mila euro di 30, 18-20 milioni di quei
di quei 30 milioni di lire che avevo messo, quindi, perché ho perso il 60% di capitale in quel periodo lì. Quindi attenzione, perché mettiamo capitale, però abbiamo la possibilità con i CFD di calibrare bene la size e di entrare anche magari con micro lotto. Non è che ci vergogniamo che abbiamo magari qualche centesimo che guadagniamo di euro o di dollaro. L'importante è cercare di imparare come fare questo lavoro, e si impara stando davanti al monitor e cercando di avere una strategia operativa e cercando di capire lo strumento finanziario che stiamo facendo trading e che tipo di volatilità ha. C'è qualche domanda, Giuseppe, altrimenti io vado avanti. Sì, allora c'è Alessandro che ti chiede, visto che il discorso l'hai fatto sullo stop sul Nasdaq, l'S&P, invece sul DAX, su un grafico a 2 minuti, quanti punti di stop bisogna tenere in base alla sua volatilità? Ecco, il DAX assomiglia leggermente, vedete il DAX che mi ha fatto questa, mi è venuto giù questa, alla fine questa barra qui mi ha chiuso in alto, vedete, quindi qui io questo recupero qui non l'avevo fatto, ma questa barra qui che è ancora lunga, perché io vedo delle zone da ribilanciare qui ancora, quindi queste zone qui io me le sarei preso per cercare di vedere se mi ribilanciavo queste zone qui, magari mi scattava l'entrata in questa zona qui, apre, rompe il minimo, recupera, compravo lo stop, alla fine perdevo veramente poco. Sul DAX è un pochino simile, è una via di mezzo tra il Dow Jones e il Nasdaq, perché quindi anche lì cerco di avere sui 8-9 tick di stop. Avere 8-9 tick di stop sul DAX, e se parliamo del future, abbiamo 25 euro appunto, quindi diventa veramente pesante tradarlo. Abbiamo 8-10 punti di DAX, cominciano a diventare 160-200 euro di stop. Se invece lo tradiamo magari qui micro lotti, possiamo cercare di avere una size magari da avere di 8-10 tick che corrispondono magari ai nostri 7-8-10 euro, ecco, stop, magari per uno è tanto. 7-8 euro abbiamo la possibilità di calibrare bene la size, e magari anziché entrare con lotto entriamo con un pochino meno. Quindi anche il DAX è una via di mezzo tra gli 8, un po' simile al Dow Jones, gli 8-10 tick di stop, perché anche il DAX è un po' di volatilità. Una cosa che mi preme di dirvi è attenzione quando chiude il mercato cash dell'Europa, quindi l'Europa chiude 17:30, chiude 17:30 il DAX, e quindi nel momento in cui sta chiudendo l'Europa si alza un attimo la volatilità, quindi non vale la pena di fare operazioni quando c'è volatilità a ridosso della chiusura del cash, oppure dell'apertura del cash delle 9 della mattina. 9 della mattina oppure le 8, anche le 8 è un momento topico del mercato, attenzione, le 8, le 9 della mattina e le 17:30. Dopo abbiamo la chiusura del mercato americano delle 22. Le 22 chiude il cash del mercato americano. Anche lì ci potrebbero essere dei movimenti un pochino anomali. Quindi 15:30, prima ora del mercato americano, abbiamo il minimo e il massimo di seduta che rappresenta un livello importante dove ha scambiato di più il mercato americano, chiusura delle 22. Altre domande? Giuseppe? No, però c'era prima forse una domanda su Facebook. C'è un movimento minimo di candele che ti aspetti prima di entrare con questo pattern. Insomma, senti in un momento di calma, visto che hai anche menzionato il discorso dell'apertura e chiusura, quindi magari aspetti che si sfoghi con 2-3 barre ribassiste, come abbiamo visto nel caso dell'S&P, e poi cerchi, se si trova con appunto, diciamo, la configurazione vicino ai minimi, di entrata. Se c'è quindi un movimento minimo, la barra potrebbe essere la barra delle 4 ore. È chiaro che andiamo a saltare l'apertura del mercato americano 15:30, quindi sul grafico orario andiamo direttamente alle 16, 17, 18, 19, 20, 21, attenzione la chiusura delle 22, quindi la chiusura delle 22 è chiaro che non vado a fare operazioni in quel momento lì. Stessa cosa per quanto riguarda le 8 alle 9, vado a fare l'operazione magari alle 10. Se sto parlando di grafico orario, non è che, cioè, dopo io non è che entro alle 10, ma entro alle 9 e un quarto, 9 e 20, perché magari ho visto un pattern grafico a 2 minuti, oppure magari ho visto qualcosina sul book di particolare, quindi entro, vedo 2 o 3 cose insieme, quindi magari entro alle 9 e un quarto, 9 e 20. Nel momento di volatilità sugli indici, sui CFD degli indici, sulle commodities, attenzione anche al petrolio, la prima oretta,
dalle 15 alle 16 è molto volatile, quindi attenzione al petrolio anche alla prima ora, quindi diventa importante non tradare il petrolio a prima ora. E le barre che considero io come ribasso, solitamente considero un'escursione di prezzo, facciamo un esempio, sull'S&P 500 che varia da 0,30 a 0,40%, se di più ancora meglio. Per quanto riguarda il DAX, stessa cosa, i 40, 50, 60 punti di DAX, quindi una bella barra che vi sia abbastanza lineare, una, una, due. Ecco, queste due barre sarebbero state veramente importanti, questa e questa come impulso a ribasso, vedete, 15,631, 15,433, cioè qui stiamo parlando di un centinaio di punti, sono due bei movimenti, quindi qui stiamo parlando anche di operazioni contro trend, quindi operazioni contro trend, fanno in questa maniera qui, è un bel movimento. Dopo, un'altra cosa che avevamo parlato anche la scorsa volta, avevamo detto, quando ci sono delle rotture di fase trading range, io mi aspetto una conferma della rottura di un trading range, perché se io non vedo che c'è la conferma di rottura di un trading range, è chiaro che questo trading range non vado neanche a tenerlo sotto osservazione. Ecco, la rottura del trading range era questa, vedete qui, mi rompe il trading range, tende ad andare su, questo trading range enorme, tende ad andare su, viene giù, rompe di nuovo, e questo è un segnale fortemente negativo, perché come vedete mi rompe questo bel trading range, quindi qui io vado a valutare magari un ingresso short. È chiaro che se sono su un ingresso short, su un time frame a 60 minuti, non posso adottare uno stop qui sopra, perché rischio di avere uno stop leggermente più largo. Invece, magari faccio un'entrata su un time frame più basso per cercare di adottare uno stop leggermente più stretto, oppure se lo stop largo, visto che c'è la possibilità di avere questi CFD, mi viene sempre in mente ETF, CFD, quindi quasi quasi mi sbaglio. Quindi sui CFD è chiaro che posso, anziché mettere magari 5-6 microlotti, adotto magari 1-2 microlotti, ecco, faccio così, oppure anziché 5 lotti, dopo un lotto 2, quindi so che lo stop è leggermente più largo, però vado a vedere se quella fase di range che mi ha rotto non viene confermata, molto probabilmente potrebbe venire giù in maniera pesante. Quello che abbiamo visto ultimamente su titolo azionario, ad esempio Eni, abbiamo visto che ha rotto un trend di range molto importante, aveva dei livelli di resistenza importanti collocati a 10,60, l'ha rotto, ha confermato la rottura e dopo alla fine abbiamo visto che è andato fino a 11,50 e è andato veramente in progressione a rialzo in maniera decisa. E dopo un'altra cosa, questo trend di range qui, come vedete, è diventato dopo questo trend di range del giorno precedente, è diventato un livello di resistenza importante, quindi qui abbiamo un livello di resistenza veramente importante, quindi in caso di pullback a rialzo quella lì sarebbe la zona di possibile resistenza, e addirittura dopo, se dovesse confermare la rottura di questo livello qui, è chiaro che abbiamo delle altre aree da ribilanciare, quindi queste barre qui che sono state veloci hanno annullato i volumi dietro, perché sono state veramente veloci quelle barre lì, quindi sono andate a crearmi un disequilibrio sul book e sulla parte destra del book dove c'è la lettera. Se un mercato viene giù velocemente, colpisce una delle due parti solitamente, che è il denaro. Colpendo il denaro, la parte destra della lettera, non vendendo giù piano, è un attimo in sofferenza, quindi non sono state tante contraddizioni. Quindi quella lì mi crea di vuoti volumetrici. I vuoti volumetrici devono essere un attimino ribilanciati. Diverso discorso se abbiamo accelerazione e rialzo. Accelerazione e rialzo mi crea uno scompenso nella parte sinistra del book, nella parte del denaro. Chiaro che Mario non ha scambiato tanto sul denaro, ma ha scambiato più sulla lettera, hanno comprato aggressivamente in lettera, quindi una delle due parti del book ha scambiato, quindi non andando su piano, è chiaro che qui mi ha creato uno scompenso sul book. Queste aree, mi crea delle aree di sbilanciamento, solitamente queste aree di sbilanciamento devono essere ricalibrate. A me piace tantissimo lavorare sulle aree di eccesso, equilibrio, per andare a vedere se mi va a ribilanciare le aree di eccesso. Chiaro che qui stiamo parlando di operazioni contro trend, però se vi vedo che il mercato rimane molto forte, quest'area qui di vuoto, è chiaro che qui mi rimane molto forte, ha ribilanciato tutte le aree sottostanti, vedo che viene su più volumi, è chiaro che qui un'operazione short non la farò mai, mi rompe, conferma la rottura, è chiaro che molto probabilmente il mercato potrebbe accelerare e andare a ribilanciare quest'area che a mio avviso è un'area di ribilanciamento, quindi è un'area di ribilanciamento non solo per oggi ma anche per domani, un piccolo gap che si è formato
sul book, ma potrebbe essere interessante magari andarlo a tradare per cercare di ribilanciare quell'area lì. Spero sia un attimino chiaro il concetto anche di bilanciamento e di squilibrio che crea il mercato per cercare aree di equilibrio, per cercare nuove aree di sistemare le aree di disequilibrio del mercato. C'è qualche altra domanda? Allora, ti chiedevano se c'è, vabbè, tu sicuramente ci avrei fatto ormai l'occhio, però se c'è un range tra la chiusura e il minimo che prende in considerazione, un minimo range per effettuare l'entrata appunto dalla rottura del minimo. Sì, sono bravi a fare le domande, vanno sempre più nel particolare, ok. Guardate, dovevo parlare un attimino di più volatilità, strumenti, le size, tutto quanto, come gestirlo. Alla fine è venuto fuori quel pattern lì ed era difficile fare a meno di commentare il pattern dell'Hunter Stop, che lo trovate anche sui primi libri che avevo fatto, addirittura se fate la richiesta viene dato anche un PDF, manuale cartaceo del primo libro che avevo fatto, che è The Scalper, quindi in maniera gratuita viene dato questo, il primo manuale cartaceo, e quindi riuscite a vedere anche l'Hunter Stop come viene tradato. Dopo è chiaro che fare un libro non è proprio nel particolare come magari fare un corso, però vengono spiegate parecchi risvolti sul libro e quindi su potete cliccare in info che ho su topborsa.com o sul sito proprio di topborsa.com. Se fate richiesta, se non ve lo danno, la prima volta che fate la registrazione viene dato in omaggio. E la distanza tra la chiusura e il minimo, allora io ragiono sui minimi, non ragiono tanto. Dopo ci sono anche degli altri pattern grafici che ragionano sulle chiusure e aperture delle varie precedenti. Però ragionando sul minimo, è chiaro che non voglio che si distanzi. Facciamo un esempio. Abbiamo una barra circa di una trentina di tick, 30 tick, ok, 30 tick. È chiaro che io vorrei che questa barra qui mi chiudesse non lontano, sui 5, 6, 7 tick massimo, perché voglio recuperare quella barra lì, perché se rompe mi recupera al minimo, facciamo finta che qui ho la chiusura, facciamo finta che sia un centesimo, ok, un centesimo, abbiamo 10, la chiusura. Lo scarto minimo è di 0,01, ok, il ticket di 0,01 vuol dire 9,99, 9,98, 9,97, 9,96, vorrei che arrivasse magari 9,95 come minimo, ok? In distanza tra questo minimo e la chiusura 9,95. Se apre, è chiaro che non voglio che mi apra, vada su, perché se mi va su, mi rompe il minimo, non voglio neanche questa cosa qui. Cioè non farei più l'operazione di questa barra qui, mi sta già ribilanciando la barra precedente, quindi voglio che mi rimanga ridosso del minimo, me lo vada a rompere, e quindi me lo vada a rompere e mi faccio 9,94, 9,93, 9,96 rientro long con lo stop sotto il nuovo minimo, mi ho fatto 9,93, stop 9,92, quindi avete capito che lo stop, cerco di calibrare bene lo stop, quindi il mio pensiero non va al gain, ma va allo stop, quindi gestione dello stop, quindi capite che io in testa ho la gestione dello stop, perdere meno possibile, e ho visto che questa tecnica è vincente, quindi continuerò sempre così, perché cerco di perdere poco. Per qualcuno magari il mio modo di lavorare non va bene, magari perché adotto gli stop abbastanza stretti, però io taro lo stop in base allo strumento finanziario e in base alla volatilità di quel momento lì. Se c'è tanta volatilità mi astengo da fare operazioni, se c'è la volatilità che sta diminuendo un attimo vado a cercare di sfruttare la volatilità, la bassa volatilità a mio favore, per cercare di controllare bene il rischio. Ok, fammi sapere se sono altre domande, siamo arrivati in chiusura anche del webinar. Sì, il tempo è già volato. Il tempo è già volato, incredibile. Però c'era Mirko, se non sbaglio, che a proposito dell'area di bilanciamento di cui parlavi prima sul book, ti chiede quindi anche in intraday si intraprendono operazioni solo quando ci sono aree da ribilanciare, oppure si fa qualche eccezione? Allora, sì, ci sono, cioè, complimenti a me, cioè, avete fatto veramente belle domande stasera, complimenti a tutti quanti, grazie per aver partecipato alla diretta, e quindi sempre un piacere, perché dopo questo dà sempre fiducia e stimolo anche per fare altre dirette, e quindi un ringraziamento anche a tutti i mail dell'invito che mi ha fatto.
Per quanto riguarda allora il discorso, mi sono perso un attimo, stavi dicendo del... Area da ribilanciare in intraprese. Da ribilanciare, ecco, esatto. Non è che vado solo aree da ribilanciare, allora, questo potrebbe essere un... allora, le mani forti creano aree bilanciate. Bisogna capire da quell'area bilanciata dove il mercato vuole rompere per creare uno squilibrio. Quindi io vado anche a sfruttare eventuali aree di squilibrio, accelerazioni, per vedere dopo se vengono ribilanciate. È chiaro che in un'area di fair value, cioè di valore, loro a un certo punto si muovono dall'area di valore. Quindi attraverso l'uso di volumi, attraverso il discorso volumetrico, riesco a capire se magari in quell'area di volume riescono dopo a staccarsi per creare un'altra area di bilanciamento più in alto. Quindi creare di volume di equilibrio, si stacca, fa un'area di sbilanciamento, dopo vediamo se mi crea un'altra area di bilanciamento nella parte alta per creare altre aree di squilibrio più in alto. Chiaro, se mi rimane sotto determinati volumi, molto probabilmente mi dovrebbe ribilanciare l'area di sbilanciamento. Io voglio che ci siano più aree di sbilanciamento, perché se ne ho solo una al primo impulso, solitamente io sono un attimo fermo e non faccio operazioni. Se mi crea un'altra area di sbilanciamento, quindi seconda area di sbilanciamento, vado a tradarla per vedere se una delle due me la ribilancia. Basta che mi bilanci una delle due, sono già in vantaggio. Se mi crea tre aree di sbilanciamento, sono quello più contento perché una delle tre me le ribilancia. Ecco, questo è il concetto che cerco di fare io, di fare trading, quindi aree di bilanciamento per vedere se mi crea, se mi crea un'accelerazione, quindi sono in trend al mercato, oppure cercare di andare a vedere se mi ribilancia le aree di sbilanciamento. Spero sia stato chiaro il concetto, che ormai non avete capito bene. Seguiteci in altre dirette, casomai vedremo se più avanti faremo altre dirette con Tiki Mille o... Sì, sicuramente cercheremo di organizzare altri webinar, Paolo, perché abbiamo trattato argomenti vasti, diversificati, quindi sono anche argomenti abbastanza tosti, quindi non facilissimi, soprattutto il discorso del volume, delle aree di ribilanciamento, quindi magari poi dedicheremo qualche webinar proprio su questi aspetti, sui volumi, poi quindi magari lo faremo su piattaforme dedicate direttamente ai futures, quindi come la TradingView o Multichart, vedremo. Abbiamo anche Bookmap, che so che è molto interessante come piattaforma per i volumi. Bookmap per vedere il book è veramente bello, sì, bello. Ti fa vedere le aree di ti fa vedere dove c'è l'area posizionata alla liquidità, solitamente il mercato va a prendersi la liquidità, casomai una volta su Bookmap, dai, se ci siamo, parleremo un attimino di altre cose interessanti su Bookmap, casomai vedremo un attimo. Okay? Assolutamente. Paolo, quindi io ti ringrazio per questi 5 webinar, abbiamo trattato, come dicevo, diversi argomenti, spero che vi siano piaciuti, quindi vi invito a rivederli su YouTube. Questa registrazione, visto che me l'avete chiesto in tanti, sarà disponibile sempre domani, quindi poi invierò comunque un'email a tutti gli iscritti con la registrazione. Ok, grazie a tutti e io vi auguro una buona serata. Grazie Paolo. Grazie mille a te Giuseppe, grazie a tutti, ciao, buona serata a tutti.